Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Prima di partire con la dichiarazione di voto vorrei rifarmi ad alcune affermazioni, a mio parere di basso livello, fatte dal senatore Malan nel suo ultimo intervento. Volevo fare una comunicazione di servizio. Volevo comunicare che i senatori del gruppo Lega sono senatori con un cervello, sono senatori pensanti che collaborano e lavorano sodo in quest'Aula. E non sono dei burattini che eseguono unicamente comandi. Quindi queste dichiarazioni se le può ricacciare in tasca, senatore Malan. Anche perché oggi dovrebbe essere una giornata senza polemiche. Oggi è una giornata storica. Oggi, sì, una giornata storica. Il codice rosso diventerà legge. E mi auspico che quest'Aula si esprima all'unanimità nei confronti di un provvedimento decisivo per migliorare la sicurezza di noi donne. Oggi questa Assemblea ha il compito di raggiungere un traguardo importante, non solo per la politica, ma per tutte noi donne. Questo provvedimento lo vogliamo dedicare a tutte quelle donne che oggi purtroppo non sono più tra noi e all'obiettivo di evitare che da oggi proprio le donne siano lasciate sole ed in balia dei propri carnefici. Lo dobbiamo a Deborah, la 39enne di Savona, che nonostante le 19 denunce nei confronti dell'ex marito non è stata ascoltata e di fatto è stata lasciata sola. Col codice rosso si introduce l'obbligo da parte del PM di ascoltare la denunciante nei 3 giorni successivi. Se ciò fosse avvenuto anche in passato, molto probabilmente Deborah sarebbe ancora su quel palco a cantare alla vita. Deborah è stata uccisa con 4 colpi di arma da fuoco. Nella giornata di oggi le polemiche stanno a zero. Non ci sono attenuanti, non ci sono alibi. Deve essere una priorità assoluta per tutti noi. Bisogna garantire protezione e assistenza fin da subito. La violenza di genere deve essere considerata un'emergenza. Perché ormai sta diventando una moda puntare il dito comunque, sempre a prescindere, verso Matteo Salvini o verso la Lega. Troppe volte ho sentito dire che i femminicidi in Italia sono aumentati per colpa nostra. Vorrei sottolineare a quest'Aula, perché probabilmente a qualcuno è sfuggito, che è stato proprio il nostro Ministro degli Interni a volere fortemente che queste misure a tutela della donna fossero inserite nel contratto di governo. Proprio per questo, grazie al testo redatto dal Ministro della Lega Buongiorno e al Ministro Bonafede, abbiamo voluto dare risposta a sempre più numerosi fenomeni di violenza che ad oggi vedono 91 donne uccise negli ultimi 13 mesi, circa una ogni 72 ore. 123 le donne uccise nel 2017, 106 quelle uccise nel 2018 e più del 90% per mano di un uomo, più dell'80% da persone conosciute. Finalmente oggi diventa legge un testo nato proprio dalla grande sensibilità del Ministro Bongiorno, che durante tutti questi anni si è battuta con forza a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti. E all'interno del provvedimento ci sono nuove misure rispetto al passato. Per i maltrattamenti in famiglia le pene sono aumentate fino a 7 anni e le stesse ulteriormente se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile, oppure se l'aggressione è armata. Nei casi di violenza sessuale le pene vengono inasprite fino a 12 anni di reclusione. Vorrei inoltre sottolineare che il codice penale si arricchisce di un articolo specifico sui casi di aggressione a una persona con lesioni permanenti al viso, fino a deformarne l'aspetto. Il responsabile è punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta l'ergastolo. E per i condannati sarà inoltre più difficile ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premi e le misure alternative. Finalmente con il codice rosso introduciamo il reato di revenge porn, che punisce la divulgazione attraverso i social network e le chat di fatti o foto personali, raffiguranti le vittime in atti di intimità sessuale. I numeri parlano chiaro, 6.500 giovani hanno ammesso di aver inviato immagini intime al proprio partner. Si parla di ragazzi di età compresa fra i 13 e i 18 anni e il 24% di questi ha visto le foto condivise senza il proprio consenso. Un episodio gravissimo che spesso finisce nel silenzio e nell'omertà. E mi rifaccio alle critiche fatte dal senatore Caliendo in merito all'emendamento che non è passato. Ci sono dei disegni di legge ad hoc, uno a firma del senatore Calderoli e un'altra firma del senatore Donno che riguardano il cyberbullismo e internet e minori, che sono già stati assegnati alle rispettive commissioni. Quindi è un argomento che va gestito a parte per la delicatezza e per la fascia di popolazione che riguarda, a cui fa riferimento.
Il testo approvato prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 5.000 a 15.000 euro. I nostri ragazzi devono comprendere la gravità di questi fatti e chi li compie deve assumersi nella responsabilità. Mai più giovani e donne che si uccidono per la vergogna di vedere proprie immagini divulgate tramite social o tramite chat. E come non ricordare, cari colleghi, l'introduzione dell'emendamento che finalmente dice basta ai matrimoni per coercizione. Vogliamo essere chiari su questo punto. Chiunque induce taluno a contrarre matrimonio, unione civile, mediante violenza, minaccia o approfitta di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La norma prevede che il delitto sia punibile anche se commesso all'estero, in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia. Troppo spesso sentiamo ancora di bambine e ragazze costrette a sposarsi, soprattutto per precetti religiosi, contro la propria volontà. È nostro compito tutelarle. Anno 2019. Donne uccise. Luisa Minghè, Luisa Azzardo, Marisa Sartori, Maria Sestina Arcuri, Ghislam Eladraoui, Neda Vannoni, Claudia Bartolozzo, Norina Matuozzo, Alessandra Immacolata Musarra, Fortuna Belisario, Rosalia Lagumina, Roberta Priore, Kaddawi Agnowi, Song Ong Songmei, Romina Meloni, Loredana Kalì, Benedicta Daniel, Annalisa Ravenna, Andreina Paganoni, Elena Caprio, Clementina Spada, Romina Iannicelli, Elvira Bruno, Licia Zambon, Lucia Benedetto, Alice Bredice, Erika Cavalli, Carmen Vermica, Damian Elassali, Agurita Istrate, Anna Cassalia, Miledi Verdi Alcanales, Marianna Sandonà, Elisa Ciotti, Maria Corazza, Gloria Dagno, Roberta Perilli e non ultimo il 13 luglio Deborah Ballesio. A ciascuna di loro dedichiamo un ricordo. Votare oggi a favore di questo provvedimento è anche per loro. È un atto doveroso nei confronti di queste donne che non ci sono più, di tutte quelle donne che fino ad oggi non hanno avuto giustizia, per tutte quelle donne che non hanno ricevuto la protezione dovuta. Oggi si colma questa lacuna. Sarà sicuramente necessaria anche una programmazione di politiche sociali e investimenti seri e mirati, come iniziative nelle scuole, programmi di formazione agli studenti per prevenire la violenza nei confronti delle donne, anche declinati su un corretto utilizzo del web, volti a rafforzare la consapevolezza di quelle che possono essere le conseguenze drammatiche, evitando un uso superficiale, errato e talvolta criminale di questi strumenti. Questo testo vuole essere l'incentivo per le donne a denunciare senza avere più paura, avendo la garanzia di una corsia autonoma e preferenziale. In quest'Aula noi donne rappresentiamo il 34% dei senatori ed è proprio su questo che vorrei invitare i colleghi uomini ad una riflessione. Vorrei che per un momento cercassero di immaginare cosa prova una donna vittima di violenza. Posso assicurarvi che una donna perde sempre. La violenza contro le donne non ha passaporto. Non ci sono vittime né dolori di serie A e di serie B. Sono convinta che approvando oggi questo testo diamo dimostrazione che avremo regolamentato in maniera netta e precisa la violenza maschile sulle donne. Oggi trasformiamo in legge quella speranza e ridiamo fiducia a chi non credeva più nella forza e nella vicinanza delle istituzioni, perché è anche di questo che ha bisogno chi soffre o chi ha sofferto. Per questi motivi esprimo in maniera assolutamente unanime e convinta il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ. Brava.